Allora, Olga Strada, alla direzione dell'Istituto Italiano di Cultura dal 2015 al 2019. Sì. Come ha contribuito la tua direzione alla diffusione della lingua e della letteratura italiana, della cultura italiana in generale in Russia? Bene, innanzitutto un saluto a Luigi, un saluto all'istituto e a tutti quanti. Nel momento in cui ho avuto la possibilità di prendere le redini dell'istituto italiano, avevo un'idea ben precisa, cioè quella di dare un'immagine più nuova, più fresca, più grintosa della cultura italiana, senza naturalmente dimenticare quello che era il retaggio della nostra cultura. Infatti sono state realizzate anche molte cose nell'alveo della conoscenza, della diffusione della cultura che è più nota e più radicata nell'immaginario e nella conoscenza del pubblico non italiano. E quindi ho cercato, tenendo sempre presente di voler dare 360 gradi, però è anche vero che posto l'accento molto sulle mostre, perché ritengo che le mostre, adesso non lo so, perché con i tempi che corrono probabilmente sarà un aspetto che verrà rivisto, e però appunto ritengo che una mostra, soprattutto se organizzata da un istituto di cultura, abbia poi la possibilità di organizzare attorno ad essa tutta una serie di altre attività come convegni, conferenze, quindi diventa come una sorta di long playing, cioè non è un evento così momentaneo, ma dà la possibilità così di fare un lavoro corollario attorno. Poi un'altra cosa che ho ritenuto importante fare per l'istituto era quello di dargli una riconoscibilità. Mosca è una città molto grande, sono più di 10 milioni di abitanti e soltanto il centro, non so quanti milioni ne conta, quindi era importante creare delle alleanze con i punti più culturali, centri culturali, diciamo più frequentati, più vivaci. Per chi ha lavorato all'istituto di una realtà come quella, come la Russia, come Mosca, si è reso conto, sa di quanto la città abbia subito dei cambiamenti negli anni. E quando sono stata nominata, sono capitato in un momento molto fecondo di questa vita culturale, e quindi per poter emergere, per dire l'Istituto Italiano di Cultura esiste, fa le cose, ho anche lavorato molto sull'aspetto di dare uno stile, una riconoscibilità, ed è per quello che, non so, quando abbiamo creato i vari cataloghi con i programmi, ho lavorato molto proprio su un'immagine che poi veniva ripetuta, ovviamente declinata in modi diversi, anche in tutte le altre comunicazioni successive dell'istituto. Qual è lo stereotipo dell'italiano, secondo te, che hai contribuito a modificare nell'immaginario collettivo russo tramite queste attività? Io spero, perché non ne ho la certezza, ma spero di aver abbattuto lo stereotipo dell'italiano pizza, fichi, mandolino, albano, ricchi e poveri, eccetera. Nulla contro questi grandi professionisti che poi ho avuto anche modo di conoscere, però diciamo che loro rappresentano un'Italia che non c'è più, un'Italia che è molto cambiata, e quindi per me era, ripenso di sì, che in qualche modo ho contribuito poco, però ho contribuito a raccontare un paese che
che si è modificato anche nelle sofferenze, perché poi quando ci sono dei cambiamenti di pelle, questi non avvengono mai senza delle lacerazioni. Sappiamo, Olga, che sei figlia d'arte. Vittorio Strada ha diretto questo stesso istituto anni prima di te. Quali sono, secondo te, i punti, i traguardi raggiunti con la direzione di tuo padre? Allora, io partirei dal dire che quando mio padre è stato nominato direttore, lui faceva parte della prima mandata di direttori di Chiara Fama, perché era questa modifica che è stata fatta da Gianni De Michelis, allora ministro degli esteri, adesso e non c'è più, è morto, mi pare, lo scorso anno proprio lui. E fece questa grande rivoluzione che penso abbia anche scontentato molte persone, da quello so. Però mio padre è arrivato in Russia nel 1992, quando da poco l'Unione Sovietica si era dissolta, quindi ed è arrivato in un momento in quelli che sono chiamati i selvaggi anni 90 russi, quando un po' tutto era possibile, c'erano tante possibilità. Mio padre da tempo era un punto di riferimento per molti, insomma, per l'intellighenzia russa, per gli intellettuali, gli scrittori, e quindi lui penso che abbia contribuito a ricreare quel dialogo ad un livello molto alto in punto di vista intellettuale tra gli studiosi italiani e gli studiosi russi. So che aveva tra le varie iniziative c'erano i convegni internazionali che venivano fatti con gli storici, poi tutte le collaborazioni anche con fondazioni come la Giorgio Cini di Venezia e altre istituzioni italiane di questo calibro. Quando hanno nominato me direttore, circolava un po' la battuta in Russia: ah, ma non sapevamo che in Italia fosse ereditario questo titolo, quasi come in periodo rinascimentale. Però ecco, io ho cercato, una cosa che mi sono posta era quello di non imitare mio padre, perché sarebbe stata proprio una battaglia persa in partenza e non sarebbe stata neanche giusta. Portato la mia esperienza e quella che era la mia idea della cultura. E come è cambiato, secondo te, l'immaginario collettivo del russo in Italia? Cosa racconti tu quando ti chiedono come sono i russi? Che è una domanda che spesso ci sentiamo fare. Sì, beh, è una domanda apparentemente semplice, perché la Russia è fatta di più anime, come anche l'Italia è fatta di più anime. Indubbiamente però c'è un comune denominatore, è un popolo che ha un forte senso della propria, una forte identità nazionale, cosa che per esempio di cui l'italiano molto, secondo me, e c'è l'orgoglio di appartenere a una cultura, a un paese che ha avuto anche un passato difficile, 80 anni di comunismo, la guerra patriottica, sono tutta una serie di miti fondanti che poi hanno contribuito alla costituzione di questo spirito nazionale forte. È un paese che ha una cultura media molto alta. È un paese dove ancora si legge molto e dove ti sorprendi magari ascoltando uno scienziato che nel parlare di cose scientifiche ti snocciola Pasternak, Dante ed altri autori di questo livello. Poi sì, certo, ci sono i nuovi russi, quelli che sono venuti fuori, che sono venuti alla luce subito dopo la fine dell'Unione Sovietica. Erano lì, hanno trovato delle nuove possibilità, questa immagine c'è, esiste, probabilmente è quella che in Italia adesso è quella che è più radicata rispetto a quello che è il russo, per non parlare insomma di altre
anche di altre categorie, però anche là bisogna, andrebbe un po' smantellato questa idea, questa visione del russo. Immagino che in 4 anni la direzione ci siano tante storie da raccontare. Vogliamo condividerne una? Magari che più significativa. Allora, adesso magari la posso raccontare. È successo nel 2017. Stavamo preparando una bellissima mostra delle fotografie di Mario Giacomelli che provenivano dal MUSIF, dal Museo delle Marche, e la mostra doveva inaugurare a metà settembre. Le opere, i lavori arrivano e mi giunge una telefonata allarmantissima da parte della direttrice del Multimedia Art Museum, dicendo: ho trovato un pesciolino d'argento tra le fotografie. Allora, il pesciolino d'argento è il nome dell'Episma saccarina, che è un parassita della carta. Allora, ti puoi immaginare, in un museo della fotografia, trovare tra le fotografie che arrivano questa. Allora la cosa era: o la mostra non si faceva, dovevo rispedire tutto indietro, però mi dispiaceva, e anche alla direttrice dispiaceva questa cosa. Allora ho preso questa decisione di far pulire, di chiamare un esperto. E all'istituto abbiamo, per 2 giorni, è stata fatta la disinfestazione, solo che non si poteva fare l'interno delle stanze, perché sono delle sostanze tossiche. Allora abbiamo avuto la fortuna enorme che quei giorni c'era un tempo bellissimo, e allora abbiamo allestito un tavolo fuori, dove adesso c'è l'automobile. E là per 3 giorni hanno ucciso questi parassiti, e allora siamo riusciti a fare la mostra. Però è stata veramente, sì, una cosa non facile. Ecco, un po' per riallacciarmi a quello che avevo detto prima, c'è la, chiamiamolo così, la top 10 progetti che sono riuscita ad attuare. E tra questi, la grande ritrospettiva di Nanni Moretti, che anche quella è stata piuttosto complicata per la difficoltà di Nanni Moretti stesso, che non è un personaggio semplice, eppure insomma è venuta una cosa molto, 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 molto ben fatta. Per lui era stato il primo viaggio in Russia, e abbiamo fatto a Mosca e a San Pietroburgo. Poi c'è la grande mostra di Antonio Ligabue, che è stata fatta 2 anni fa, poi la mostra di Giosetta Fioroni, poi sì, la presenza dell'Italia alla Fiera del Libro Non Fiction nel 2018, ed era la prima volta che l'Italia partecipava a questa Fiera della Letteratura, anche è stato grande successo. Poi un'altra cosa che è molto simpatica, che abbiamo fatto nel 2016, la proiezione di Blow Up di Antonioni al Parco Gorky, dove c'era una sala di proiezione all'aperto, e anche lì c'era una giornata bellissima, per cui sembrava quasi che il prato di Blow Up continuasse con lo spazio del parco. Poi i tanti seminari museali. Il mio predecessore, io ho continuato la bellissima serie dei seminari museali che aveva attivato Adriano Dell'Asta.
e naturalmente poi uno può migliorare, può apportare delle modifiche, però ritengo che sia molto importante che gli istituti italiani di cultura abbiano una propria linea, una certa costanza, perché non ha senso distruggere, cioè se tu hai fatto, se ritieni di aver fatto bene con coscienza il tuo lavoro, penso che sia anche importante per l'immagine dell'Italia nei confronti del paese che ti ospita. Questo ci tenevo a dirlo. E poi c'è anche la cosa opposta, cioè in questi 4 anni di lavoro all'istituto mi hanno molto cambiato, perché mi hanno reso, io sentivo la grande responsabilità del lavoro che andavo facendo, e quindi sono entrata in punta di piedi, perché volevo prima capire che cos'era questa macchina che avrei iniziato a guidare, e diciamo questi 4 anni mi hanno arricchito tantissimo e mi hanno reso più, diciamo, più matura sotto molti aspetti, quindi è stato un arricchimento anche per me. Va bene, e allora grazie, programmi, progetti ancora a Mosca, in Russia? Sì, i progetti ci sono, io attualmente sono a Mosca e sto lavorando, sto ultimando un libro che sto curando per l'ambasciata, che racconta della storia dei rapporti cinematografici tra la Russia e l'Italia. Un grande lavoro che tra un po' dovrebbe venire alla luce. Bene, allora in attesa del libro, ancora grazie e a presto con il libro. Grazie, grazie. Thank you.